Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. In questo video tanti discorsi, discorso stadio, discorso capienza stadi, discorso rinnovi e discorso calciomercato. Tutto pensando sempre solo e soltanto alla partita di sabato sera col Verona, perché è questo che conta davvero oggi, la partita col Verona di sabato. Vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore rossonero, vai col video, ciao! Sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh, noi odiamo la Juve, noi odiamo Luna, noi odiamo la Roma, forza magico il Milano, noi odiamo la Juve. Noi odiamo il Verona, noi odiamo la Roma, forza magico Milan. Se sei un bastardo veronese, dimmi perché. Non prendi la scaletta, l'hai retta a me. Ti arrampichi più in alto possibile, poi ti butti giù, sporco giallo blu. La 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 la
bentornati nella casa del diavolo. Il trinca è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il trinca e doppio pollice per il diavolo. In descrizione team maglie calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto trinca per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. E oggi riprendono gli allenamenti che porteranno alla sfida di sabato sera contro i veronesi. Allora ragazzi, però voglio partire da altri due punti. Il primo punto, allora vedo molti commenti sul rientro al 75% degli stadi. Siamo tutti molto molto contenti di questa cosa, però attenzione ad accontentarsi di queste caramelline che ci danno. Queste sono caramelline. Si tornerà alla normalità soltanto quando sarà tolto questo pass. Ora io non sto sindacando a livello politico e non sto mettendo politica in mezzo al video, però ragazzi, questa non è libertà, anche perché gli altri stadi in tutta Europa sono aperti al 100% e senza tutta sta tarantella. Seconda cosa, gradirei che nei commenti sotto i video non ci siano domande sulla politica, alle quali però vado a rispondere, così togliamo ogni dubbio da tutte le parti. Io non sono né di destra né di sinistra, io sono per lo stare bene a casa mia. Quando io sto bene a casa mia va tutto bene. Ecco come la penso io a livello politico. Non mi piace nessuno, mi stanno sui coglioni tutti i politici, mi sta sul cazzo la politica, ho una bandiera sola che è quella rossonera. Poi chiaramente in passato ho avuto le mie idee e ho anche militato per via delle mie idee. Questo non vuol dire che oggi sia lo stesso di 10-15 anni fa. Questo non vuol dire assolutamente. Penso che più o meno la mia fede politica passata la si possa capire, però attenzione ragazzi, sono per lo stare bene e gradirei che sotto i miei video non si parli più, mai più di queste cose, mai più di queste cose, perché qua si parla di calcio, si parla di Milan. Ho voluto dire questa cosa per evitare che in futuro vengano fatte ancora queste domande che col calcio c'entrano poco. Vi posso garantire che quello che penso io politicamente non è mai entrato in uno stadio. Mai. Non è mai entrato in uno stadio. Non è che perché uno c'ha la testa, c'ha i capelli corti, allora significa questo, quello o quell'altro. Non traete conclusioni affrettate sulla vita delle persone che non conoscete. Soprattutto negli ultimi anni dove il mio
dove la mia militanza a livello di queste cose non assolutamente non va da nessuna parte. Tornando allo stadio, qualcuno mi chiede anche: Atringa, ma come mai lo stadio sarà più piccolo? Ragazzi, gli stadi vengono fatti più piccoli in tutta Europa. In tutta Europa gli stadi sono stati rimpiccioliti, ma per una questione di sicurezza, per una questione di normative europee, per tante questioni. Gli stadi saranno più piccoli, da tutte le parti saranno più piccoli, saranno molto più all'inglese, molto più sul campo, e questo è quello che vogliono i poteri forti. Vogliono sempre più limitare il tifoso e guadagnare sui diritti TV. L'avete capita che la differenza è una sola sostanzialmente? Se il tifoso guarda le partite da casa, ci guadagnano anche gli altri. Se il tifoso va allo stadio, ci guadagna solo la società. Volete capire che politicamente questo è quanto succede in Italia, in Europa e nel mondo? Lo volete capire che l'UEFA vuole guadagnare da tutte le parti, tutte queste cose che a livello politico comandano il calcio vogliono mettere mano da tutte le parti? Questo è il futuro, ragazzi, e per andare avanti bisogna dare il contentino a questa gente qua, se no rischiamo che si blocchi tutto, se no le società rischiano che si blocchi tutto, e se si blocca tutto le società sono destinate a fallire. Lo volete capire? Questo è il discorso chiaro e pulito, io spero che tutti lo capiate. Mi sembra anche di parlare abbastanza in italiano, certo ogni tanto sbaglio qualche congiuntivo, però in italiano, il mio italiano più o meno si capisce, non sono un pozzo di scienza, ma qua ancora a parlare sono capace, a parte in qualche situazione in cui bevo troppo o altro, comunque a parlare sono ancora capace. Niente ragazzi, andiamo a parlare di Milan, andiamo a parlare di Milan perché come sempre ci si attacca per qualsiasi cosa, adesso addirittura gli infortuni di Messias e Daniel Maldini sono due infortuni che creano un problema di infortuni, cosa che non è esistito quando ci mancavano 6 o 7 giocatori e non esiste neanche oggi, perché il problema infortuni al Milan lo creano solo i media, lo creano alcuni tifosi, ma per Stefano Pioli il problema infortuni non esiste mai. Perché Stefano Pioli ci ha fatto vedere e ci ha fatto capire a tutti quanti che riesce comunque a sopperire a tutte le mancanze. Riusciva a farlo nella scorsa stagione quando la rosa era limitata, riuscirà a farlo ancora di più in questa stagione che la rosa non è più limitata. Oggi ragazzi io capisco che Messias e Maldini sono due giocatori importanti per la rosa, ma ragazzi, ma se facciamo il conto dei minuti giocati da tutte e due, sono 70 minuti Daniel Maldini, 80 minuti Daniel Maldini, più 10 minuti di Junior Messias, capite bene che una partita hanno giocato in due su 7 giocate fino ad oggi. Quindi ragazzi, capite bene che il problema infortuni esiste poco. Altro punto da toccare. Ieri qualcuno, come sempre, ah Tringa te la prendi con Rasta. Il Tringa ieri non se l'è presa con Rasta. Il Rasta fortunatamente non è stupido come alcuni di voi che pensano che me la sia presa con Rasta. Io ieri sera, ieri ho fatto un appunto a Rasta, ma ho preso lui come, diciamo, come personaggio conosciuto che ogni tanto si dimentica che siamo tifosi del Milan. Noi siamo tifosi del Milan, basta con queste paure. Il Milan ha la forza societaria di tenere i suoi giocatori, di tenerli. Quelli che vogliono rimanere rimarranno al Milan. Chiaramente se un giocatore decide di andare via, andrà via. Ma questo succede in tutte le squadre, non solo al Milan. Se un giocatore, ragazzi, decidono di andare via dal Chelsea, dal City e dal Paris Saint-Germain, volete che non decidano di andare via dal Milan e da tutti gli altri? Deciderà qualche giocatore durante gli anni, ci sarà che vorrà andare via dal Milan e il Milan lo lascerà andare perché vuol dire che non farà più parte del progetto, perché il progetto Milan prima di tutto è un progetto mentale e un progetto di cuore, perché se mancano queste cose qualitativamente sei sempre, sarai sempre poco. I giocatori sono forti quando ci mettono anima, cuore e testa in quello che fanno. Quando pensiamo solo alla qualità, il giocatore non darà mai il 100% perché non sarà mai parte di un progetto. E questo ricordiamocelo sempre bene. Ragazzi, veniamo un pochettino ai rinnovi.
Allora, ci sono dei giocatori che a giugno andranno in scadenza. Che sì, Romagnoli prima di tutto, Simon Kjær, Messias, Pellegrini e Florenzi. Questi sono i sei giocatori che andranno a scadenza a giugno. Allora, se perché sì e Romagnoli le trattative in corso sono molto complicate, per Kier non è un problema perché Simon Kier rinnoverà e rinnoverà anche se mancherà un giorno alla scadenza. Non c'è fretta con Simon Kier di rinnovare. Nessuno vuole mandare via Simon Kier e Simon Kier soprattutto non vuole andare via dal Milan. Ci sarà un rinnovo e probabilmente sarà un rinnovo non di solo un anno, addirittura di due. Per Stefano Pioli vale la stessa cosa. Nessuno ha intenzione di far andare via Stefano Pioli. Qualunque sia il risultato finale del campionato, il Milan andrà avanti col progetto Stefano Pioli e andrà avanti per tanto tempo col progetto Stefano Pioli, perché oggi questo è un allenatore seguito da tutti, a cui tutti vogliono bene, squadra, tifosi, società. Quindi non c'è nessun pensiero di cambiare Stefano Pioli. Per quanto riguarda Pellegrini, Messias e Florenzi, chiaramente durante questa stagione si valuterà quello che sarà il loro contributo alla squadra. Io sono convinto che Messias e Pellegrini faranno una grande stagione. Potrebbero fare una grande stagione. Su Florenzi non sono così convinto, ma non perché non mi piace il giocatore, anche perché è un giocatore che ho voluto da tanto, che vorrei da tanto tempo al Milan, perché Florenzi è un giocatore che mi è sempre piaciuto, quanto a livello fisico. Io ho paura che Florenzi quest'anno a livello fisico non riesca a dare il contributo che vorrebbe dare anche lui, perché io sono convinto che Florenzi voglia dare un grosso contributo al Milan, è contento di stare al Milan, ma ho paura che fisicamente sia un po' di cristallo ormai questo giocatore. Questo è l'unico problema che vedo io in questi giocatori. Per quanto riguarda Romagnoli, che sì, ragazzi, che sì, dubito fortemente che rimarrà al Milan e soprattutto speriamo che sì. Faccia il che sì fino a fine stagione, altrimenti la vedo dura che si possa andare via a gennaio, molto dura che si possa andare via a gennaio. Quindi rimarrà con noi sicuramente fino a giugno e poi si vedrà. Per quanto riguarda Romagnoli, bisogna vedere se il ragazzo ha intenzione di abbassarsi lo stipendio. Se il ragazzo ha intenzione di abbassarsi lo stipendio, che sarà l'offerta che farà il Milan, perché il Milan farà un'offerta di 3 milioni e mezzo, al massimo 4 per Alessio Romagnoli. E se il giocatore lo accetterà, allora rimarrà al Milan senza nessun problema, rimarrà al Milan fino a fine carriera. Finirà la sua carriera al Milan, perché il Milan farà un contratto di 4-5 anni per Alessio Romagnoli. Se Alessio Romagnoli non deciderà di abbassarsi lo stipendio, allora andrà via anche lui. Ma qui ragazzi non ci facciamo la testa perché penso che il Milan abbia fatto vedere di poter e saper sostituire tutti i giocatori che vanno via. Ragazzi, Camara al Milan difficilmente arriverà, a meno che non riesca il Milan a gennaio a bloccarlo per poi farlo venire a giugno. Ma la vedo complicata perché sul giocatore ci sono tante squadre e inizierà ad esserci un'asta su questo giocatore. Si andrà a chi offre di più. E oggi il Milan sappiamo bene che non vuole fare queste cose, non vuole andare a fare aste. Quindi ragazzi, io penso che il Milan sappia il fatto suo e abbia dei dirigenti all'altezza di ogni situazione, senza che sia il tifoso che debba andare a dare dei consigli alla nostra società. Io penso che tutti i giocatori che sono arrivati fino adesso, da quando c'è Paolo Maldini, stiano dando quello che speravamo tutti quanti. Questo Milan, come vi dico sempre, i campioni li cresce in casa, non li va a comprare da nessuno, anzi, se sarà il caso, probabilmente nell'arco del tempo, qualche campione cresciuto nel Milan potrebbe farne addirittura arrivare altri più forti. Quindi ragazzi, il video di stamattina era questo, probabilmente oggi non mi vedrete più sul web perché mi sto preparando a partire, partirò stasera, domani mattina sarò in Calabria. Quindi ragazzi, ci vediamo più tardi per magari qualche video short. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao.